Ma il settore dell'agricoltura a livello nazionale è l'unico settore in controtendenza e ci sono addirittura un aumento degli occupati. In Liguria in particolare è aumentata, dati del censimento, quindi dati inoppugnabili, è aumentata la scolarità e si è abbassata anche l'età media. Questo ci fa ben sperare per il futuro, stiamo investendo molto nei giovani e ci sono delle misure che sono state appena chiuse che favorivano gli investimenti fatti da gli imprenditori agricoli sotto i 40 anni e i dati sono confortanti. Ma è da segnalare l'imprenditoria femminile che nel settore della viticoltura ci mette quel di in più di passione e di amore per quanto riguarda i profumi e la promozione del prodotto, quindi anche questo c'è una controtendenza, l'imprenditoria femminile in aumento e abbinata a quella giovanile è un grande investimento, dicevo, per il futuro. Noi abbiamo approvato con voti unanimi la legge regionale sulla banca regionale della terra, abbiamo già aperto un bando, a oggi abbiamo oltre 70 domande per l'acquisto di terreni abbandonati e incolti, chiuderà il 10 di nel mese di ottobre, però abbiamo già intenzione di riaprire questo bando per il futuro, visto anche l'interesse che c'è e quindi questo dimostra come ci sia un forte interessamento anche da parte dei giovani, perché ci sono molti imprenditori giovani che vogliono allargare la propria azienda e questo noi continuiamo a investire insieme ad altre misure, quella sulla forestazione che è una misura aperta, proprio un bando per accorpare, fare dei consorzi tra privati e dare in gestione chi almeno raggiunge 50 ettari boschivi.